pareggio oppure finisce, quindi o 1-1, comunque un under. Se non vi va di rischiare, spenderei anche una doppia, insomma. Qui questa è un po' una partita particolare, Giona Bologna, non è nessuno delle due squadre se la portano da casa, come si suol dire in gergo, quindi io metterei under. Under, ci lasciamo, sì, under. Diciamo che probabilmente è la situazione migliore. Poi abbiamo Palermo Frosinone, uno fisso. Questo Palermo deve sicuramente, Gilardino dovrà ritrovarsi un pochettino. Il Frosinone fuori casa non è che va così tanto bene, quindi l'uno del Palermo è molto molto accreditato come risultato. Sassuolo-Torino, partita particolare, due squadre che comunque si affrontano a viso aperto, giocano molto quasi mai, diciamo, facendo la partita, giocano molto sul contropiede, però proprio per questo forse probabilmente io mi sento di consigliare un X per Sassuolo-Torino, peraltro una buona quota a 3,20, quindi io metterei Sassuolo-Torino X. Poi abbiamo Udinese-Inter. Oggettivamente l'Inter, diciamo che non ha non dovrebbe avere grandi problemi, ma siccome l'Udinese è una squadra che comunque ha creato sempre problematiche, io ricordo sempre, no, come il Cagliari con la Roma, come l'Atalanta con la Lazio, come, insomma, ci sono alcune partite che tendenzialmente negli anni si ripetono. Io mi sento di consigliare a voi o X o under. Perché? Perché potrebbe uscire, perché magari l'Inter, che è sempre poco fortunata contro questa Udinese, è una quota buona. Secondo me con under ve la cavate sicuramente meglio, perché oggettivamente è la portata dell'Inter, l'Udinese è molto rimaneggiata, quindi anzi io metterei prima under e poi X. Diciamo X è soltanto per chi vuole azzardare, magari fare un azzardo. Esatto, è un azzardo. L'under ci sta di più, perché comunque finisce 1-0 o 2-0 per l'Inter. Poi magari se invece l'Udinese trova la giornata così come dicevamo, allora magari può uscire l'X. Però oggettivamente l'under appare la quota migliore. Poi c'è Chievo Atalanta, giusto, sotto, esatto, sì. Chievo Verona Atalanta, Chievo Verona Atalanta, l'uno del Chievo, quindi si passa, mi raccomando, si passa le sfide della domenica, sì, con sì, Chievo delle sì, 15, sì. Poi abbiamo Empoli Carpi, abbiamo detto Chievo Atalanta 1, sì, ok, Empoli Carpi sempre 1, anche questa sfida delle 15, Napoli Roma, prima c'è Milan e Las Verona, abbiamo. Ah sì, perché l'avevo poi ricambiato. Milan, Verona over. Ecco, questa è interessante. Poi c'è Napoli-Roma, che a mio avviso è gol sicuramente, perché comunque sono due squadre che prendono gol, e oppure risultato esatto 3-2 per Napoli. Ah, quindi fissiamo anche un risultato esatto. Sì. Juventus Fiorentina gol. Allora questa è un po' rischiosa, perché ho visto che il no gol veniva data 1,65 addirittura, cioè come se la Juve dovesse camminare sulle macerie di questa Fiorentina. Francamente io, a parte Barzagli, diciamo che Chiellini e Bonucci non li ho visti in grandissimo spolvero ultimamente. Sicuramente la Juve è nella grande rincorsa, tutte queste partite, no? Questi bottini che ha portato a casa ultimamente. Apposta per questo, un punto d'arresto ci potrebbe essere. La danno comunque un po' per spacciarla. Esattamente, cioè secondo i Busmaker la Fiorentina va lì e si fa camminare sopra. Io questo non lo penso. Credo che possa stare ampiamente in partita questa Fiorentina contro la Juventus, quindi secondo me gol a 1,90 è una signora quota e va assolutamente giocata, in virtù della, diciamo, delle non brillanti prestazioni singole dei singoli difensori
della Juventus. Poi ci abbiamo Lazio-Sampdoria, sfida del lunedì. Questa, ragazzi, io, questa è veramente da tripla, però la questione è una. E voi mi direte, vabbè, ma è scontato. Cioè, io metterei gol, perché comunque la Fiorentina, scusate, la Sampdoria anche nell'ultima gara ha perso 3-0. Insomma, può essere questa Fiorentina di Montella, comunque gioca a tre punte e compagnia, non fa un gol. Secondo me invece contro la Lazio, forse proprio Cassano potrebbe siglare una rete per la Samp. E comunque la Lazio, che comunque è una squadra che gioca al pallone nonostante quello che ci ha fatto vedere, allora sono un po' combattuto. 0-0, 1-1 potrebbe finire questa partita, ve lo dico francamente. Quindi io giocherei, scelta, io giocherei gol o under. Ah. E invece giocare un gol e under? No, gol e under, no? Gol o under? Ma se io giocassi gol, sì, e aggiungo l'under, cioè nel senso segnano entrambi però sotto 1-1. Esatto. Beh, potrebbe? Sì, secondo me un po' rischioso però. No, la verità è che sia gol, cioè messa così su una partita di questo tipo, gol e under oggettivamente potrebbero essere due giocate che nei fatti sono, si aspettano lo stesso risultato, cioè che state giocando sicuramente l'1-1, no? Cioè con l'1-1 hai preso sia l'under che il gol. Dice, se esce una cosa diversa, sì, 1-0 o 0-1 è ok. E sapete, ragazzi, la Lazio non è che ha dimostrato tutta questa dinamicità. La Samp non segna da giornali, esattamente. Però secondo me sarà una partita molto maschia. Cioè io mi aspetto un calcio di rigore, cioè sarà una partita rocambolesca, ecco, perché sennò altrimenti non si sblocca e finisce 0-0. Però visto anche che Maurizio è squalificato, cioè questo nuovo giocatore della Lazio che proverà sicuramente, troverà spazio. La Samp che necessariamente Montella ha bisogno di fare un risultato, allora insomma potrebbe essere una partita di questo tipo, ecco. Quindi gol oppure under? Sì, andiamo. Beh, ai marcatori. Sì, la dico di nuovo per insomma dare un po' una maniera più rapida. Genoa Bologna under, Palermo Frosinone 1, Sassuolo Torino X, Udinese Inter under oppure X, Chievo Verona Atalanta 1, Empoli Carpi 1, Milan Lazio Verona over, Napoli-Roma gol oppure 3-2 risultato esatto, Juventus-Fiorentina gol e Lazio-Sampdoria gol oppure under. Questa è la visione della sedicesima giornata di Serie A Team del nostro Davide Di Cosmo. Vediamo un po' Barcellona alla Deportivo La Corugna, quindicesima giornata di ovviamente Liga, ovviamente 1-4 questo Barcellona ridicolo che non riesce a passare nemmeno in Champions vincendo tutte le partite. Io non riesco a capire come faccia a non vincere tutte le partite. Ah, guarda, quindi sicuramente sarà 1-4 per la Corugna. La Corugna sarà partitone, secondo partitone me, contro MSN. E ovviamente come al solito i nostri tifosi del Barcellona all'ascolto ironizziamo su questo cataclisma barcellonista, io lo chiamo così perché veramente uno squadrone mai visto, fortissimissimo. Quindi insomma secondo me sarà un altro partitone del Barcellona. Marcatori della Serie A. Ma prima andiamo ai portieri imbattuti, David. Facciamo la novità, questa sera invertiamo. Portieri okay imbattuti. Il portiere dell'Empoli. Oh, vedi, il portiere dell'Empoli contro il Carpi. Skorupski, tra l'altro, ex della Roma. Skorupski. Unico portiere imbattuto questa settimana che mi sento, diciamo, di consigliare. Skorupski dell'Empoli. Abbiamo sì scritto bene anche questo posto. Marcatori della Serie A. Marcatori. Ci allora, siamo. Facciamo allora partita per partita. Sì, partita per partita. Okay, quindi iniziamo ovviamente da la partita delle ore 15. La partita delle ore 15 di domani, anzi di oggi, sabato 12, ore 15, Genoa Bologna. Sì, Genoa-Bologna è oggettivamente molto molto dura.
peraltro Perotti è in dubbio, quindi secondo me, io anche per questo ho messo questa partita under, perché e anche Gappe è in dubbio, vedevo le ultime dai campi, quindi sicuramente qui è un po' difficile mettere i marcatori. Quello che mi sento di dire è che Monier va Burdisso e Monier, quindi Burdisso del Genoa e Monier del Bologna. Poi passiamo alla sfida invece delle ore 18 esattamente, anzi tanto la doppia sfida. Ah, ecco, infatti stanno già in fila. Ah, a posto, ecco. Grande David, applauso per David che grazie. Okay. Palermo Frosinone, Gilardino e Vasquez. Quindi due del Sì, no, il Palermo cammina sul Frosinone. Ti saresti aspettato la scorsa settimana dal Frosinone questa caduta in casa, sinceramente, così brutta contro il Chievo Verona 2-0? No, oggettivamente no. È stata un po' la sorpresa della settimana. Infatti poi andando a rivedere la giocata, infatti Frosinone Chievo Verona, però hai messo gol, attenzione, quindi era possibile una vittoria del Chievo, ovviamente, però il Frosinone alla fine non ha fatto zero. Ha fatto l'altro una traversa clamorosa a Paganini. Sì, sì. Però Paganini non ripete, quindi no. Il famoso detto, visto che stiamo ascoltando la canzone Febbre a Cavallo. Esatto, non ripete. Paganini non ripete. Allora, andiamo avanti. Sassuolo-Torino. 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 Gran bella partita, tra l'altro. Nessuno. Non segna nessuno. Tra l'altro, c'è un bel pareggio 0-0. È finita lì. Andiamo avanti. Udinese-Inter. Sicuramente, Terò. E sicuramente Ljajic e Guarin. Ricordiamo Guarin, tra l'altro, dovrebbe partire dalla panchina per i nostri amici fantacalcisti, gli nostri fantallenatori. Allora, abbiamo detto Terò dell'Udinese, Ljajic dell'Inter e anche Guarin. E Icardi. Ah, c'è, tra l'altro, sui Icardi, ecco, bravo David, adesso c'è una notizia, tra l'altro, di uno o due giorni fa, che vede Icardi al centro del mercato. Poi anticipiamo per il mercato di gennaio, dove ci sarà la rubrica del calciomercato. Calciomercato Roma Futura, mi raccomando. Però c'è questa offerta del City, 40 milioni di euro in contanti, subito, per Icardi. L'Inter ci sta pensando. Quindi vediamo, la tifoseria è spaccata. È una notizia che volevo dare all'inizio, poi non ho più data. Comunque, se ce li dà a noi, vediamo Dzeko, lo incortiamo. 40 milioni. Chievo Verona Atalanta, sfida delle 15 di domenica. Inglese e Birsa. Ok, Inglese, tra l'altro anche lui parte dalla panchina, e Birsa, quindi due del Chievo questa settimana. Sì, sì. Andando a vedere, appunto, uno. Allora, Inglese del Chievo, che è fortissimo questo ragazzo, pupillo tra l'altro, no, è un veramente veramente un gran giocatore, ne sentiremo parlare bene. Poi andiamo a vedere Empoli Carpi invece, dove c'è Skorupski imbattuto. Empoli Carpi, Sabonara. Siamo Sabonara, altro pupillo storico il nostro David. Poi abbiamo, andando avanti, Milan-Verona, e questa è una partita interessante perché dicevi, appunto, tanti ex, però a quanto pare tra gli ex non vedo Pazzini, anzi non vedo proprio Pazzini, perché è fortunato, è quello che dicevo prima, se gioca. Quindi sicuramente Toni, mettiamo Toni.
Tony